Buongiorno Piero Codia numero 2. No, le spiego perché mentre stavamo facendo la sorpresa è arrivata una telefonata e mi ha praticamente bloccato. Sorpresa, dai, una bella sorpresa. Qual è la bella sorpresa? Swim Biz o codesto mezzo motorizzato? Tutte e due. Vabbè, questa è la mia passione da sempre, quindi... Ma ce la racconta sta passione, Piero, scusi, Bella lucida, qui parcheggiata. La marca non si può dire perché non facciamo pubblicità. No, verde, insomma, si capisce. Verde Aniene, no? Verde, no, Aniene, no. Tipo i prati dell'Aniene. Esatto. La passione di quanti cavalli mi sviluppa? Mi dica un po', mi racconti? No, lei è un po' il Valentino Rossi della farfalla. Magari. No, della farfalla intendo. Non so se Valentino Rossi sappia nuotare, penso di sì. Ma lei sicuramente a farfalla va molto forte. Grazie. Grazie. Perché sta qui invece di allenarsi, scusa? No, finito. Adesso mi dedico ad altro. Bravo, come si dedica ad altro? Ecco, il direttore generale Gianni Nagni, mi deve dare una conferma. Si può andare in moto? Certo che no. Allora abbiamo fatto lo scoop, no? Certo. Perché era qui che armeggiava, trafficava. Insomma. Però è una passione che si porta dietro da tanti anni, devo dire. E le passioni vanno alimentate, no? Certo. A benzina questa va, no? Non va mica elettrica. Ciao, Gri. Alla prossima. Caro, noi continuiamo il nostro discorso sulla farfalla. No, che vai, vai. Lei mi vuole cacciare, scusi, Codia. Allora, le ha viste le convocazioni? Certo. E un suo commento a proposito? No. Ma silenzio stampa. Come silenzio stampa? Silenzio stampa, fino ai sette colli. No, suo personale certo, perché lei mi dirà non voglio dire, non mi voglio sbilanciare, mi sto allenando. A proposito, la vasca è dietro qui. Lei si allena dopo? No, oggi ho finito, pomeriggio tardi. Pomeriggio tardi, allora no, un commento in generale, tutti questi nuovi giovani, anche perché lei ormai è un senatore. Sì, sicuramente. Molto onorevole del Delfino, ma è un senatore. Sicuramente stanno crescendo molti giovani. E staremo a vedere, perché sicuramente non è facile, come non lo è stato per me, e staremo a vedere come si comportano. Non parlo solo del Delfino, ma anche dello stile. Ma lei ha visto che su Swimbiz è stato con i moschettieri a Ostia? Beh, bei ragazzoni, Io pensavo di vedere lei altissimo, invece questi addirittura... No, lì solo stile libero. Solo stile libero. Delfinisti, no... O farfallisti, che si voglia. No. Bisogna ancora... Lei, vecchia guardia, c'è qualche giovane che lei sta tenendo d'occhio? Certo. E mi fa un nome, dico? No. Non si può, no. Non si sbilancia. Vabbè, perché lei è in attività... Segreto. Ma non mi faccia i segreti, Piero. Segreto. Senta, ma qui all'Acquaniene come va? Ci si allena? Benissimo, sì. Non benissimo. La vedo molto abbronzata, però. Vuol dire che... Madonna, sì. Come? Ah sì, si è preso una scottata più che altro. No, qui benissimo, qui ci alleniamo benissimo, veramente l'impianto è... È meraviglioso in centro Roma, però Roma si può girare solo con questa cosina qui, fiammante. Certo. Ma mi vada piano, mi raccomando. Sicuramente. Entro i limiti. Ecco, 50 km all'ora, 45, esatto. No? Non mi faccio impennate, mi impegni solo a farfalla. Esatto, no? Esatto, è quello che conta. È quello che conta, ci vediamo al salotto pratico. Il Swim Biz. Faccio il bravo, alla prossima. A tutti, ciao. Ciao.